Arriva un capo rosa per guidare i caschi rossi di Salerno. Per la prima volta al comando provinciale dei Vigili del Fuoco c'è una donna al comando. È l'ingegnere Rosa Deliseo che prende il posto di Adriano De Acutis, che lascia dopo 2 anni la guida dei pompieri salernitani. Il neocomandante proviene dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, ma vanta diverse esperienze al Ministero e la guida di altri comandi, tra cui quello di Napoli e quello di Caserta. Oltre a ricoprire questo nuovo ruolo, il comandante dei Vigili di Salerno sarà anche responsabile ministeriale del nucleo investigativo antincendio del Corpo dei Vigili del Fuoco. Questa mattina alla cerimonia di commiato e al conseguente avvicendamento erano presenti il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Giovanni Nanni e il responsabile del distaccamento dei pompieri di Sala Consilina, il caposquadra Luigi Morello. Sicuramente passando dal comando di Avellino con 250 unità complessive al comando di Salerno, che ne ha esattamente il doppio, c'è un bel salto di qualità. È una provincia tra l'altro molto complessa, perché è una provincia molto estesa e le sedi nostre dei distaccamenti, che sono ben 10 sedi, sono distribuite purtroppo in maniera un po' disomogenea, soprattutto nella parte al sud della provincia. Quindi sì, è veramente una bella sfida, un bel impegno che io mi accingo ad affrontare con la collaborazione assolutamente di tutto il mio personale. Quindi da oggi inizierò questa nuova esperienza con la carica e il carattere che un po' mi contraddistingue, anche in base all'esperienza che ho già avuto nei precedenti comandi, nel comando di Napoli, il comando di Caserta e poi di recente ho fatto il comando di Avellino, per cui le problematiche poi in fondo nelle varie realtà sono sempre le stesse, almeno all'interno del comando, solo di scala decisamente superiore. Ci sarà da parte mia un costante rapporto con la città, con le istituzioni, come nella mia recente esperienza di Avellino, cercherò di creare la sinergia statale con le altre forze dello Stato, in primis con la prefettura e gli altri enti, al fine di sviluppare insieme delle dialettiche relative proprio alla diffusione della sicurezza e della prevenzione, per quanto ovviamente concerne i Vigili del Fuoco. Da oggi comincio questa attività con entusiasmo e spero di cominciare da subito ad avere una grande partecipazione del personale. Grazie a tutti voi.